Salve a tutti ragazzi, ben ritornati su American Truck Simulator. Allora, hanno aggiunto finalmente i trasporti speciali anche da Raton ed è un elicottero grande per il soccorso. Come avete visto sicuramente nel video di esplorazione di Wyoming con la nostra Fiat Punto, truccata esteticamente ovviamente. E siamo andati a Yellowstone. Yellowstone che alla fine abbiamo visto che c'era un enorme, cioè c'era proprio il simbolo H per l'atterraggio degli elicotteri. E dobbiamo portare proprio questo elicottero lì a Yellowstone tramite permessi speciali, che altrimenti il camion non può andare a Yellowstone con il rimorchio, ovviamente. Quindi è per questo che ho fatto quell'episodio con un'auto. Comunque, perché col camion era inutile andare col camion. Alla fine, ho preso la moto della macchina e siamo andati. svelato l'arcano, no, vabbè, era sempre la moto, si vedeva che era una moto. E nulla, andiamo dai, che il tragitto è abbastanza lungo. Accendiamo i lampeggianti, accendiamo anche le luci, perché non si può mai sapere. Anche se sono le 10 di mattina, quindi va bene anche quella di posizione. E namo. E partiamo, ragazzi. Siamo attenti. Siamo alla Tesla, quindi. Io ce la faccio il passo qua. Io lì ce la faccio a passare qua. Credo di sì. Devo andare a sinistra? Bene! Come sono fortunato! Devo passare per forza un marciapiede, altrimenti ragazzi non ce la farò mai. A passare lì. Andiamo a Yellowstone. Sono esattamente 205 miglia. Ovviamente mi allargo in tutta la strada possibile. Troppo? Dai, namo, brucia i semafori. Ah, ci siamo anche sulla carreggiata. Più di questo non vado perché mi stiamo trasportando un carico normale ma speciale. In realtà ragazzi volevo fare un video per quanto riguarda i nuovi DLC. E ragazzi, sto iniziando a mettere i video questi qua diciamo come secondi video di giornata dalle 16, perché credevo che il mio computer stesse proprio morendo, nel senso che non potevo più usarlo, e quindi fino a 3-4 ottobre ho caricato, precaricato e programmato i video fino a 3-4 ottobre. Però fortunatamente riesce ancora a farmi giocare,
registrare, fare editing video e a caricarlo. Cioè riesco a fare tutto quello che faccio normalmente. E nulla, con tutto che in pratica è l'unico problema sono i porti USB, praticamente. Porto USB, una porta SATA che è andata, insomma, problemi ce ne sono sulla scheda madre, non è che non ce ne sono purtroppo, e quindi per questo sto ancora arrangiando un pochettino così in attesa di a dicembre comprarmi i componenti nuovi. Non so se ve li ho detti mai, ma ovviamente ci farò l'unboxing. Il montaggio no, ragazzi, il montaggio no, perché io non ne sono assolutamente capace. Ho visto 3000 cose, ma io non perché per idiozia o qualche altra cosa. Nel frattempo faccio lo screen e torno subito dopo. Stavo dicendo, ragazzi, non è per idiozia o incapacità mentale o qualcosa del genere. No, è perché io ho paura di sbagliare. Già sono un tipo ansio ipertensioso. Le medicine appunto da 10 anni, 10 anni, non che fosse qualcosa in più. E quindi quando è una cosa mi agito, tremo, sudo, e allora soprattutto quando devo inserire il processore, dovrei inserire il processore sulla scheda madre, nel suo posto esatto. Ecco, chiamerò ovviamente come ho fatto con questo computer 4 anni fa, il mio amico di famiglia, tecnico per farmi, perché non sono sicuro di me, potrei fare dei danni riparabili e solamente il processore costa 258 euro attualmente, a dicembre non lo so se ci sarà un rimbalzo oppure no, comunque meglio fare a persone che hanno una certa dimestichezza e soprattutto i BIOS. I BIOS me l'hanno detto in tanti, è facile, prendi la pennetta, scarica i BIOS, inserisci e ok, come se installassi in qualsiasi sistema operativo Windows. Per loro è facile che lo fanno, io appunto per i problemi che ho inizio a se dovesse andare qualcosa storto, che ne so, allora anche in questo caso il BIOS lo faccio installare sempre al mio tecnico di fiducia, che almeno lui sa come deve fare. Purtroppo è così, ragazzi, purtroppo è così. Io vi faccio l'unboxing dei componenti e tutto il resto in un unico video perché comprerò tutti i componenti che mi servono, tutto quello che mi serve per fare l'app dal computer. Non farò le sciocchezze che ho fatto con questo computer, un componente ogni 2 mesi. Va a finire che nel frattempo che arrivano i componenti, quelli che ho, si fanno vecchi, no? Li compro subito, li monto, li utilizzo, almeno si fa così. Facciamo così, almeno faccio prima. Ah, sarà solamente unboxing, eh? Quando farò, non farò, sceglierò dei dettagli, si fa proprio specifiche, ovviamente le dirò. Schede grafiche, no, sarà la mia 1050 Ti, da 4 GB, perché come sapete come si chiamano? I prezzi sono quelli che sono, non cambieranno prima di 2 anni. Lo spaventapasseri, l'ho visto, un altro spaventapasseri. Andiamo a portare sto baracchino qua. Bello elicottero. Questo dovrebbe essere doppia elica, sì. Sì, un doppia elica.
È bello grande, giustamente il trasporto, diciamo, di emergenza, soprattutto quelli ospedalieri, con le barelle dentro e tutto ciò, tutto l'occorrente che serve. Si fa? Mi piace su questa corsia? Ma questa è la strada per andare a Wyoming. Perché io non l'ho mai vista? Non ci ho fatto a caso quando sono, ho registrato quel video con l'auto. Non mi sono accorto che c'erano pazzetti in mezzo alle campagne. No, 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 tu non ti permetti di rallentare, eh? Ma dai, sei rincoglionito. Un caspita, è possibile. Cioè, dovevamo andare a 35, stavamo a 36 miglia orario. E dai, Gesù. Polizia. La figlia di tua zia. Prenderò, stavo dicendo, volevo dire i componenti, prenderò la MSIB 550 Gaming Plus, il Ryzen 5 5600, 16 GB di RAM, Social Ballistics, da 16 GB da 3600 MHz. Questa è l'app che farò, un bell'app. Il dissipatore, c'ho cioè il mio Big White Dark Rock 4 da monoventola. Poi il case ovviamente avrà le sue belle tre ventole da 4, anzi da 120 mm. Mentre è uno Shark, prenderò lo Shark 1 TG6. Bello. Molto bello esteticamente, molto grande all'interno, non come il cheat GeForce che ho adesso. Almeno un po' più spazio per, che ne so, c'è un po' più spazio per fare qualche cable management. Dovrebbe avere gli strappi proprio sui della Shark per sistemare i cavi, in teoria. Ultimamente anche i più, che ne so, i più economici, i case, ci hanno lo strappo per attaccare, no, per attaccare, per mettere insieme, stare insieme in modo pulito i cavi. Che più? Non mi ricordo più di cosa. Ah sì, l'SSD SATA, non prendo l'M2, è SATA Samsung classico 850 500 GB e basta. Tanto il mio attuale disco, quello che ho meccanico, sono 2 TB, l'ho preso quando l'ho preso 2 mesi fa. Magari lo utilizzerò come archivio. A parte che ho l'hard disk esterno, entrambi sono della Western Digital. Questo è il 4 TB, l'altro 2 TB, quello lì che ho, che sto usando attualmente con sistema operativo, i giochi, eccetera. Quindi
6 terabyte, hai voglia di archiviazione. Porca puttana. Non so, magari ci farò. Lo utilizzerò anche questo. Gli compro la custodia, poi quando sarà la custodia esterna lo faccio diventare anche questo per uso esterno, o magari no, lo metterò internamente per utilizzo di archiviazioni dati, video, per non andare a intasare l'SSD. Allora, mettiamoci al centro. Che si fa? Per dove si passa? Dritto? Bene. Salve. Ah, 15 miglia. Andare un po' più veloce. Vai, vai. Siamo nel Wyoming, ragazzi, siamo quasi per nel Wyoming, sì. Siamo ufficialmente nel Yellowstone National Park. Altri poche miglia e ci siamo. Iniziano a muovere a far freschetto tutta la notte, infatti non dopo più con il minzuolo, ma ci ho messo, mi sono messo il copiletto. Finalmente si poteva più del caldo, ragazzi. Io soffro il caldo, ragazzi, e come non mai prima d'ora. Porca miseria, quest'anno il caldo è stato una cosa pazzesca. Welcome National Park. Ok, Yellowstone National Park. Ecco qua. Penso. Vabbè. Siamo
arrivare. Ah ragazzi, ce ne sono due di elicotteri da trasportare. Ovviamente vi faccio vedere solamente questo, poi l'altro me lo faccio io off camera. Cioè mi metto a fare due video identici e precisi per trasportare la stessa cosa. Non ha senso. La sbarra aperta, io dico che era, ma invece no, 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 è giusto, è giusto, la strada è questa, questa è la via, questa è la via. Albert, bel posto ragazzi. Ah, proprio là? La miseria. E tu ti sei messo proprio lì? Me coglioni. Ce la faccio a passare da lì? No, perché così non posso. Non ce la faccio. O forse sì. Perché se ce la faccio a passare da dietro, ragazzi, io poi mi filo bello dritto qui. Ma così no. Si è messo come un provolone qui. Spero di sì, che ce la facciamo. In teoria dovrei esserci pienamente. Vediamo che diventa verde. Perfetto! Bella lì. Va bene ragazzi! Da Maggio 84 è tutto, spero che vi sia piaciuto questo video. Abbiamo trasportato finalmente l'elicottero che mancava. Non so il perché non l'hanno messo, ma comunque forse appunto sarebbe stata aggiunta dopo appunto oggi. E nulla, ci vediamo al prossimo video, dove andremo a trasportare i nuovi carichi di macchinari stradali, cioè macchinari per movimento terra e non solo, anche asfaltatrice eccetera, il rullo compressore della Volvo, proprio marchiati Volvo. Quindi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti.